La contaminazione tra il mondo della tecnologia e delle competizioni è forse una delle sfide più affascinanti che toccano alla nostra regione per affrontare la transizione ecologica. E ci siamo trasferiti qui a Misano Adriatico per vivere una 3 giorni molto intensa, dove un grande team che festeggia quest'anno 30 anni di storia, ovvero Puccetti Kawasaki Racing, si è abbinato a 2 marchi importantissime dell'informatica. Parliamo di Sky Backbone Engineo, la cloud company italiana che agisce su scala ormai nazionale, e OVH Cloud, il provider francese che ha sede a Roubaix. Tanti contenuti affrontati in questo weekend, ve li raccontiamo in questo servizio. Manuel Puccetti, è un weekend importantissimo per te, festeggi 30 anni di motorsport qui a Misano Adriatico. È iniziato con questa bella iniziativa che in qualche modo vuole unire il mondo della tecnologia informatica con il mondo delle competizioni in un ambito che è quello della Motor Valley. Ecco, raccontaci come hai potuto raggiungere innanzitutto questo traguardo dei 30 anni di competizione. Tanta passione, sacrifici e spirito di dedizione, e cerca sempre la ricerca per nuovi risultati sempre più importanti, obiettivi realistici ma più in alto possibile, ecco. Lavorare tanto e poi, dicevo appunto, la passione, la base di tutto, ecco. Explain to us your career and your fantastic record in the motorsport. Well, I don't know what to say a lot because you know, in when I start I was only 4 years old, and after I start, we just go for hobby actually. When we go to barbecue, our plan was when we go to barbecue with the family, we go just for fun to ride pocket bikes, you know. And we was just going for fun. And luckily we just go for one race for Turkish Championship. And when we go, we directly win. And this year I was the Turkish champion directly. We've been Turkish champion, we go to European Championship, we go there, and now I'm here. To be honest, it was a long but very funny journey. And every time we was working, and because of, if we are here now, it's because of Kenan. And we work a lot for coming here, and with Kenan, he's like my big brother now, and we are always pushing together and having fun and having good training every time together. Luca Bulgarelli, sales director di Sky Backbone Engineo, direi una serata riuscita, era una bella sfida però unire il mondo della tecnologia informatica con quello del motorsport. Un grande successo sicuramente questa serata, avremo con noi le più prestigiose aziende della Via Emilia bolognese, modenese e reggiana, e un grande weekend di passione, tecnologia e informatica. Perché la Superbike piace così tanto? E ad esempio Misano Adriatico è un tempio di questa specialità. Allora, la Superbike rispetto alla MotoGP è nata molto dopo. La MotoGP è nata nel primo dopoguerra, mentre la Superbike è un fenomeno molto recente. La prima edizione è dell'88. Ha avuto un successo molto veloce, molto vorticoso, perché la molla dell'interesse è vedere in azione, in pista, le stesse moto che vediamo normalmente per strada, soprattutto qualche anno fa. Adesso queste moto sono diventate sempre più potenti e sempre più specialistiche, quindi, come dicevo, spesso vengono utilizzate ormai quasi esclusivamente in pista, ma comunque in numero molto ampio. E quindi il piacere, il fascino è quello di vedere moto normali che anche io e te potremmo guidare se lo volessimo e se le nostre mogli ce lo permettessero, in mano a campioni che fanno delle prestazioni incredibili, dei funambulismi eccezionali. Alberto Bortolotti, altro volto notissimo del giornalismo italiano, e questa serata ti fa ritornare, ho visto dalle tue domande che comunque la passione per la moto non l'hai mai mollata. Assolutamente, guarda, anzi ti ringrazio perché ho assistito a una presentazione, una conferenza stampa molto carina e ricca di contenuti, fra l'altro ritrovando, non lo conoscevo personalmente Onsu, una figura di un motociclista anni 80, cioè una persona genuina, spontanea, che parla veramente pane a pane, vino al vino, come usava quando eravamo un po' più giovani. Intanto gli faccio un in bocca al lupo di cuore per la carriera, io ripeto, lo conoscevo soltanto di nome, non di persona, per il proseguo della carriera, a cominciare da Misano, al quale lui tiene moltissimo, perché lui ha detto più volte voglio vincere, e vediamo se questo succede. Hai organizzato un evento veramente molto carino anche nel rapporto
fra partner industriali e diciamo un team privato di livello come questo, il lavoro è stato notevole. Tifo Kawasaki dei loro da subito, diciamo. Davide Letizia, Cloud Engineer per il Sud Europa, appena nominato, e subito così una grande ribalta questa serata dove abbiamo messo insieme la tecnologia e il motorsport. Come giudichi questa iniziativa? Frizzante, energetica e piena di voglia di fare, come la voglia di innovare, la voglia di crescere. E non solo quella di vincere, ma anche di stravincere, perché ho visto tanta grinta qua, sia nel passato e anche nel presente e nel futuro. Questo è quello che mi ha toccato davvero tanto. Non sono un grande sportivo, ma sono un grande fan dell'ecosistema e qui mi sono trovato parte di questa famiglia. Come è nata questa passione per i social? Ma veramente è nata un po' per gioco, poi tra virgolette è nato passione e lavoro, però insomma io la prendo molto così alla leggera, però mi piace tanto, molto molto, quindi insomma spero che di riuscirci anche queste piccole cose che faccio, insomma, a portare insomma un po' i miei racconti no gastronomici.